del salotto di Armando Sanchez, pronta ad essere spolpata, tra virgolette, proprio da Armando. Se lo dice Sanchez! Ma certo che ve lo dico io, certo che te lo dico io, caro Gino Aprile. Allora, siamo con una Talescato, già la conoscete perché chi segue attentamente la trasmissione a tutto gas ha già avuto modo di conoscere questa bella donna, tra l'altro brava Talescout, così un po' l'artefice della punta di diamante, della Five Star Production e tante altre belle cose che tra un po' diremo lungo il nostro percorso dell'intervista. Marilanda Maiello, benvenuta Marilanda. Ciao a tutti, buonasera. Allora, ti ho presentato come Talent Scout perché te riesci a vedere la bravura delle persone e la bellezza estetica di questi cerchi di vedere. Ma secondo te qual è il segreto per essere così belli, apprezzati dal pubblico? No, allora, diciamo che il segreto per Talent Scout non è che c'è per forza un segreto, diciamo che i ragazzi nel momento in cui partecipano alla punta di diamante, che è nato questo concorso proprio nella semplicità con i ragazzi, cosa che ho già accennato precedentemente. Certo. Marilanda, perdonami. Me la dica. Chi è il conduttore di questa manifestazione? Ma se non è aspetta. Pippo Baudo. No, sbagliato, ecco. Aspetta. Gino Aprile, conosci? Ma guarda che un tipo. Antipaccio proprio. Tutto particolare. Bella, comunque è sempre un piacere condurla perché comunque poi è frizzante, è giovanile. No, vabbè, diciamo che è una cosa molto simpatica e diversa, cerco di dare comunque un tono e come dice l'altra volta sono molto fantasiosa più ecco, che altro. Però, Gino, perdonami se mi permetto, ci hai fatto perdere il filo, stavamo chiacchierando così bene. Aspetta che bene. Forse un filo l'ho ecco. Trovato. Ad ogni modo, cara Marilanda, torniamo a noi. Allora, parlavamo di bellezza, parlavamo di aspetto fisico. Quanto conta l'aspetto fisico per essere poi voluti dal pubblico? Allora, l'aspetto fisico è importante, ma soprattutto è la presentazione della persona, perché l'aspetto fisico è, diciamo, è una seconda cosa che viene, cioè una seconda fase. Certo. La prima cosa è la presentazione, quindi lo stile, il modo di camminare, il portamento, il saper parlare, che è importante. Comunque questo lo diciamo a tutti i giovani che vogliono fare la carriera del modello, della modella, quelle persone che vogliono intraprendere questa carriera. Diciamo che adesso c'è una cosa, diamo un assaggio di questi ragazzi che sono della punta di diamante, anche perché il 15 tu sei mancato perché eri fuori. Infatti, hai fatto una bellissima manifestazione al City. Sì, infatti ho avuto il nostro Gino Aprile, ho avuto il piacere di avere Antonio Zecchila. Ma Gino Aprile sfilava durante questo portafoglio per arrotondare. No, la prossima volta sicuramente lo farò sfilare. Sì, lui deve presentare perché è molto più bravo a presentare. Bravo, non voglio dire perché sei brutto, assolutamente, non mi sarei mai permesso. La bellezza è relativa, ma... è la bravura, questo è quello che è importante. Bravo. Perché infatti una cosa che voglio dire. Fammi parlare un attimo. prego Marilanda. Cioè, in effetti il concorso non è puntato solo sulla bellezza, perché la bellezza è quella anche interiore della persona. Certo, e il talento è quello di farlo scoprire nelle doti canore, nel ballo, nella recitazione. Quindi questo serve il concorso per scoprire talenti e per dare a loro la possibilità di dare una possibilità nel mondo lavorativo. Questo sicuramente è. E noi chiaramente e adesso presentiamo questi ragazzi perché li abbiamo bene, lì pronti, certo. Che non sono i vincitori, anche qualcuno si è già partecipato alla seconda tappa, però sono coloro che parteciperanno e saranno futuri candidati per la punta di diamante. Sono curiosissimo di vedere questi ragazzi stupendi della Five Star Productions di Marilanda Maiello. Ragazzi, mi raccomando, ecco, non fate brutta figura perché poi io vi giudico, solitamente sono